Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una simpatica casetta natalizia che con la sua particolarità arricchirà tutte le vostre tavole. Si tratta di una casetta molto semplice, creata con dei biscotti savoiardi e della ghiaccia reale, un'ottima alternativa rispetto a quella costituita classica con il pan di zenzero. È talmente semplice che la potrete creare anche con i vostri bambini. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Iniziamo la ricetta montando 80 g di albumi e un quarto di cucchiaino di cremore tartaro per circa 20-30 secondi, ossia finché non farà un pochino di schiuma. Poi aggiungiamo un cucchiaio alla volta 480 g di zucchero a velo vanigliato senza mai fermarci. La ghiaccia dovrà essere densa, corposa e fare il classico beco. Poi la copriamo con la pellicola alimentare trasparente a contatto e lasciamo da parte fino al momento del bisogno. Per creare la casetta avremo bisogno di 400 g di savoiardi. Prendiamo 3 biscotti, misuriamo uno di loro affinché abbia 5 cm di lunghezza e un altro da 10. Poi tagliamo in diagonale. Dovremo farne 3. Una volta fatti, li attacchiamo tra di loro con della ghiaccia e li mettiamo da parte ad asciugare. Iniziamo a creare i nostri 4 muri. Prendiamo 5 biscotti e li attacchiamo con la ghiaccia, avendo la cura di ricoprire subito dopo l'utilizzo la ghiaccia. Ripetiamo l'operazione con gli altri 3 muri, che poi metteremo ad asciugare. Dopo aver finito i 4 muri, prendiamo il primo e vi attacchiamo uno dei trapezzi con la ghiaccia. Poi mettiamo ad asciugare. Facciamo la stessa cosa con un altro muro. Adesso ci occupiamo del tetto. Prendiamo 6 savoiardi e li attacchiamo fra di loro dalla parte laterale. Li mettiamo ad asciugare per 45 minuti un'ora o finché non saranno completamente duri. Dovremo ottenere 2 tetti, 2 muri con trapezzi, 2 muri senza trapezzi e un architrave. Quando i pezzi saranno completamente asciutti, prendiamo un muro col trapezio e creiamo una porta, misurando 3 cm di larghezza e 4 savoiardi di altezza. È arrivato il momento di assemblare la casetta. Spalmiamo della ghiaccia su un piatto da portata, poi aggiungiamo un muro senza trapezio. A 10 cm di distanza aggiungiamo l'altro muro, sempre aiutandoci con della ghiaccia. Subito dopo andiamo a spalmare, sempre con la ghiaccia, i muri dalla parte dietro. Poi prendiamo un muro con trapezio e lo attacchiamo dalla parte inferiore. Aggiungiamo della ghiaccia anche nell'altra parte dei nostri savoiardi e ne mettiamo un pochino sotto per fare un po' più di aderenza. Subito dopo prendiamo il muro con trapezio con tanto di porta e lo andiamo ad attaccare con decisione. Spalmiamo di ghiaccia anche l'architrave e l'attacchiamo in mezzo fra i due muri con trapezzi. Infine andiamo a spalmare solo le parti laterali, sempre con la nostra ghiaccia. Aggiungiamo una parte del nostro tetto e facciamo un pochino di pressione affinché si attacchi bene. Ripetiamo l'operazione anche dall'altra parte. Poi tagliamo l'estremità di 2 savoiardi, li copriamo sempre di ghiaccia e li andiamo ad attaccare nella fessura che abbiamo creato. Infine ricopriamo buona parte della parte superiore con della ghiaccia, in modo da creare l'effetto neve. Spalmiamo anche la parte inferiore sempre per creare più atmosfera. Infine aggiungiamo una stellina di anice stellato nel centro della nostra casetta. E voilà ragazzi, ammirate che carina che è venuta!
ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Armi e Gianina.